Saluto a tutti, siamo qui in diretta da Piazza Ciaia. Sono lieta questa sera di presentarvi la quarta edizione di Rari Abilità, organizzata dall'Associazione di Volontariato Aria Celsi, che mi pregio di presiedere. Ringrazio il Comune di Fasano, l'amministrazione, la persona dell'assessore alle politiche sociali, Angela Carrieri. Ringrazio anche l'assessore alle politiche all'istruzione e alle pari opportunità Cinzia Caroli e l'assessore alle attività produttive Luana Amati per la grande sensibilità e la disponibilità. Ringrazio il Liceo Leonardo da Vinci di Fasano, dirigente scolastico Maria Carparelli. E tutti i docenti e gli studenti. E ringrazio per la collaborazione l'Associazione Culturale Calliope. Aria Celsi è attiva sul territorio dal 2013 e si occupa di garantire sostegno agli affetti da alopecia. Da 4 anni qui a Fasano celebra la giornata mondiale delle malattie rare, che è promossa appunto da UNIAMO, che è la federazione delle malattie rare. È una giornata che è giunta alla sua 16ª edizione. Durante, diciamo, questo momento di pandemia, la comunità dei malati rari ha subito conseguenze gravi. Ovvero l'interruzione delle visite di controllo, la somministrazione di terapie presso gli ospedali, le criticità in ambito lavorativo e scolastico, nonché anche l'isolamento sociale. Vi do qualche dato che ci è pervenuto dai registri rapporto monitorare del 2020. Siamo a oltre 1 milione di famiglie, 30 milioni in Europa, 300 milioni nel mondo. In Italia 2 milioni, 1 su 5 sono bambini. Quindi noi con questa, diciamo, iniziativa che abbiamo promosso qui nella nostra città, siamo vicini alla comunità dei rari affinché nessuno venga lasciato indietro e nessuno si senta solo. Io saluto e lascio la parola all'assessore Angela Carrieri, assessore alle politiche sociali. Grazie. Buonasera a tutti. Io ringrazio l'associazione Aria Celsi nella persona della presidente Maria Teresa Maggi per aver ancora una volta sottolineato l'importanza di lasciare alla città, di consegnare alla città dei segni importanti per non dimenticare tutte le persone che in questo momento stanno attraversando un momento difficile come la malattia. L'abbiamo fatto con altre associazioni, l'abbiamo fatto per la lotta contro il cancro, l'abbiamo fatto per altre malattie, altre patologie. Ancora una volta come amministrazione noi siamo vicini a tutte le persone che affrontano una malattia, che affrontano una patologia, come siamo vicini anche alle tante persone che a loro volta sono vicine a questi malati, nella persona dei caregiver. Attraverso questa illuminazione che rappresenta appunto i colori delle malattie rare, vogliamo abbracciare tutte queste persone e sottolineare il fatto che non siete soli. L'amministrazione, gli uffici comunali, le politiche sociali sono a vostro servizio e speriamo, insomma, di rispondere alle varie esigenze di ciascuno di voi. Grazie. Grazie assessore, e passo la parola al dirigente scolastico Maria Stella Carparelli. Buonasera, salve a voi tutti. Questa sera con estrema gioia noi rendiamo ancora più forte un legame che ormai da anni ci vede vicini, noi come Istituto Superiore Leonardo da Vinci, i nostri ragazzi, i nostri docenti, a un'associazione da tempo impegnata nella tutela dei diritti e in particolare oggi a difesa delle persone che in virtù della rarità della loro malattia
vivono momenti di grande difficoltà e disagio. Oggi peraltro particolarmente accentuati, come diceva la vulcanica presidente Maria Teresa Maggi, da questo particolarissimo momento che tutti stiamo vivendo e che ha acuito ancor più questo senso di disagio e di isolamento. E allora per noi scuola, svolgere attività progettuali con questo tipo di impegno sociale significa tenere fede anche a un impegno morale, che è quello di una formazione dei ragazzi, di una sensibilizzazione alle tematiche così delicate che questa sera noi, a cui questa sera noi poniamo attenzione. Per noi pensare che i ragazzi possano sviluppare questo tipo di sensibilità è un grande obiettivo, magari immaginando che questi stessi ragazzi un domani possano essere ancor più cittadini attenti e sensibili e magari anche dei bravi ricercatori che con il loro impegno, il loro studio proficuo possano poi praticamente e concretamente sostenere questo tipo di percorsi di vita. Quindi per noi è semplicemente un elemento di grande valore che si aggiunge al percorso formativo in cui da sempre crediamo. Per questo ringrazio in particolare la Presidente Maria Teresa Maggi, ma anche l'Assessore Carrieri, l'Assessore Amati, l'Assessore Caroli, che con altrettanta sensibilità investono in questa rete di impegno comune verso questo obiettivo di formazione dei nostri giovani. Grazie. Grazie dirigente. E quindi dal 24 al 4 marzo promuoviamo la campagna nazionale Accendiamo le luci sulle malattie rare. E, mentre il 28 febbraio sulla pagina ufficiale dell'associazione Aria Chelsea ci sarà un momento, diciamo, di sensibilizzazione da parte dei ragazzi appunto del Da Vinci della prima e seconda A. Vivere a colori, diversità e ricchezza nei pensieri degli studenti della prima e seconda A scientifico e quindi con diciamo l'iniziativa Amare le rare abilità. Per questo ringrazio in particolare la professoressa Teresa Cecere, coordinatrice del progetto, ma vorrei anche ringraziare tutti i docenti veramente per la disponibilità. La professoressa Mariella Muzzupappa, diciamo, delegata ai rapporti con il territorio. E l'iniziativa, quindi Amare le rare abilità, rientra nel programma dell'amministrazione comunale Io Amo a Fasano. Quindi abbiamo qui l'assessore alle attività produttive, Luana Amati, a cui io lascio la parola per un saluto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Con questo evento che comunque terminerà il 4 marzo, quindi si conclude, siamo alle battute finali per quanto riguarda la manifestazione Io Amo a Fasano. Lo spirito di questa manifestazione è proprio quello di mettere in scena tutte le varie declinazioni dell'amore, e stasera con questa manifestazione dedicata alle malattie rare poniamo proprio l'accento su alcune fragilità. Diciamo che in questo momento io vorrei fare il bilancio di quello che è stata la manifestazione Io Amo a Fasano, che è stata una manifestazione purtroppo in tono minore per quanto riguarda gli eventi, perché ovviamente essendoci una pandemia in corso ed essendoci tante restrizioni, i nostri eventi sono stati comunque solo online, però si è replicato, e per questo ringrazio veramente tutti quanti. Ringrazio Maria Teresa Maggi per non solo del suo ruolo di presidente dell'associazione Aria Chelsea, ma anche come presidente del coordinamento delle associazioni, così come ringrazio l'Istituto Leonardo da Vinci e la sua preside Maria Stella Carparelli per aver accolto subito questo invito da parte dell'amministrazione e comunque da parte delle associazioni, perché è molto importante lavorare in sinergia e così come ricordava la dirigente, è molto importante la sinergia, e sicuramente la parola diciamo amore, amare, riesce ad avere un
una sua valenza e un significato ancora più profondo se le varie realtà del territorio comunque si mettono insieme e portano avanti questo percorso che non è solo commerciale, lo ripeto e lo ribadisco, ma è soprattutto culturale. Quindi grazie a tutti quanti che hanno collaborato con la loro, diciamo, con il loro impegno, con le loro idee, con la loro progettualità, a che questo evento, Iamo a Fasano 2021, potesse celebrarsi nonostante tutto quello che insomma a noi è noto. Grazie a tutti. Grazie Assessore. E dunque nel corso della settimana, sempre sulla pagina dell'associazione Aria Celsi, verranno pubblicate appunto delle, diciamo, dei momenti di riflessione sul tema, in particolare poi sulla bellezza della diversità intesa appunto come risorsa. Io ringrazio ancora tutti, ringrazio tutti i soci, gli amici, gli studenti che ci stanno seguendo da casa. Vi sentiamo tutti qui vicino a noi e ringrazio ancora gli assessori, il sindaco, l'amministrazione tutta, ringrazio il dirigente scolastico, tutti gli studenti e i docenti. Grazie a Gianni Mastro, all'ufficio stampa del comune di Fasano. Grazie ancora a tutti e viva le rare abilità!